Ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale e oggi sono qui, come avrete letto dal titolo, per illustrarvi la mia squadra del fantacalcio. Premetto che, allora, non è l'unico fantacalcio che faccio, ma ne faccio anche un altro, ma in pratica siamo in 10, quindi probabilmente l'asta la faremo dopo la terza giornata, perché essendo in 10 non riusciamo mai a metterci d'accordo. Comunque, iniziamo subito con la prima. Con la prima rosa, comunque vi illustrerò anche quella che farò. Allora, iniziamo dai portieri. Allora, ho preso Alisson, primo portiere titolare della Roma, Padelli e Stracoscia. Allora, volevo puntare alla strategia dei tre portieri di una stessa squadra, però ho alzato, alla fine non li ho presi neanche a prezzi alti, quindi ho preso Alisson, Padelli, secondo portiere della Roma, dell'Inter, e Stracoscia, primo portiere della Lazio. Passiamo ai difensori. Allora, ho preso Florenzi, Barzagli e Musacchio. Barzagli, non so perché, la mia ignoranza, l'ho alzato tantissimo e alla fine l'ho preso, non gioca neanche titolare. Musacchio, buonissimo colpo. Chiellini, titolarissimo della Juve, adesso è rotto, però salterà solo una partita. Miranda, titolarissimo dell'Inter. Cesar e Mattiello solo a uno, Mattiello della Spalla, tanto per far numero. Quindi sono molto soddisfatta della mia difesa perché posso giocare con Florenzi che è entrato dall'infortunio, Musacchio, Chiellini, Miranda, senza problemi. Centrocampo, Nainggolan, il colpo più grande è Nainggolan, Biglia, Borja Valero, questi qua sono i tre probabili titolari, però essendo che utilizziamo Fantamaster e tipo Candreva lo usi come te lo danno come centrocampista, metto titolari quelli che fanno più gol, quelli più offensivi, tipo Candreva preso, Douglas Costa l'ho preso anche se non è titolare della Juve, però quando entra fa sempre paura, Ilicic, Matuidi, Parolo, Perisic e Praet. Perisic è forse il colpo di cui sono più soddisfatto ancora di più di quello di Nainggolan, perché Nainggolan sì, farà bene per me, non come l'anno scorso, e Perisic è veramente un ottimo giocatore che segna, fa tantissimi assist e per ora è quello che mi sta rendendo meglio. In attacco sono soddisfatto, ma potevo fare per me qualcosina in più, perché io puntavo tutto su uno tra Icardi e Dybala, purtroppo per mancanza di soldi, perché sono stato stupido, ho speso troppo, non sono riuscito a prendere nessuno dei due, ma nel prossimo fantacalcio risparmierò tutto per andare almeno su uno dei due, di Icardi o Dybala, perché secondo me faranno veramente tantissimi gol, almeno una ventina ciascuno, di sicuro, ma anche di più. Quindi in attacco puntato ad André Silva, che io mi auguro che giochi perché giocavo Cutrone o Kalinic, adesso veramente se non gioca mi arrabbio. Callejon è un giocatore su cui puntavo molto perché per me l'attacco del Napoli è fortissimo, per me farà molto bene. Quindi Callejon, Zeko, il pupillo della Roma. E Suso è un buon attacco, farò giocare probabilmente Callejon, Zeko e Suso perché André Silva ancora non si è vista traccia, e quindi per me la mia formazione titolare di solito è un Alisson in porta titolare, difesa, se gioco con la difesa 3, Musacchio, Chiellini e Miranda. Però posso giocare anche con la difesa 4 ora che Florenzi è tornato e mettere Florenzi, Miranda, Chiellini e Musacchio. Però preferisco sempre giocare con un centrocampo più largo, tipo un 3-4-3, e mettere centrocampisti 4 con Nainggolan, Ilicic, Perisic e Parolo. O se no, Nainggolan, Candreva, Perisic e Parolo. Oppure Biglia, ma adesso mi sembra che sia rotto. Borja Valero, sempre un buonissimo centrocampo in cui posso sbizzarrirmi anche col centrocampo a 3. E poi i tre fissi d'attacco che sono per forza Callejon, Zeko e Suso. Detto questo, la mia rosa era questa. Come ho detto prima, vi illustrerò anche quella che farò un altro fantacalcio
a 10, siamo a 10, quindi usciranno delle squadre nettamente inferiori, perché queste siamo in pochi. E come ho detto prima, punterò su tutto sui cardi di Dybala, e quindi se arriverò col video senza nessuno dei due sarò molto nervoso. Comunque, per questo video direi che è tutto. Lasciate un like, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video.